Un saluto a tutti da Piero Gepardo e Stefano Nava. Siamo qui nella nostra postazione, pronti per commentare la sfida. Ciao Pier, un saluto a tutti anche da parte mia. Speriamo che queste due squadre oggi ci facciano divertire. L'incontro che stiamo per seguire vede di fronte Palermo e Genoa. Ecco gli 11 di partenza del Palermo. Hanno deciso di utilizzare un 3-5-2. Ecco le scelte dell'allenatore del Genoa. Usano anche loro il 3-5-2. Hanno rafforzato il reparto offensivo. Rigoni, c'è il tocco di testa. Caprari. C'è pressione su di lui. Izzo. Rincon. Taxidis, e c'è il gol del Genoa. Hanno aperto le marcature con questo gol, 1-0. Interrompono bene. Caprari, una parata incredibile. Palla in out, sarà corner. C'è il rilancio lungo. Prova il cross. Buon cross, ma il portiere non si fa sorprendere. C'è il recupero del pallone. C'è il traversone. Buon intervento difensivo. Occhio al traversone. Caprari! Troppo centrale qui, davvero, per impensierire. Era una bella occasione. L'arbitro manda tutti negli spogliatoi per il momento. 1-0. Dopo... Tutto pronto, si parte con il secondo tempo. Giancarlo Gonzalez. Prova a rubargli il pallone. Keyson. Dopo le molte voci dei giorni scorsi è arrivata la conferma. Miranda è passato all'Inter. Caprari! Conclusione da cancellare. Caprari. Palla molto interessante. Prova la botta, il gol del pari che cambia anche psicologicamente la partita. Domani tutti i giornali loderanno l'intuizione dell'allenatore, cambio veramente azzeccato. Hanno pareggiato, dunque. C'è spazio per il cross. Rigoni, e adesso sono in vantaggio. Si riparte. La persona in area. Caprari. Molto da quella posizione. Lazar. Prova, è arrivato il gol, incredibile! Trovano
all'ultimo treno e all'ultimo respiro si rimettono in corsa. E vediamo se questo finale ci riserverà ancora qualche sorpresa. Questo è un fulmine, non è un tiro. Ha trafitto il portiere infilando nell'angolino basso. Ecco il gol, vediamo anche da quest'altra angolazione. Bella partita, parità assoluta. Lazar prova ad andare, hanno sprecato una buona opportunità, si rimane dunque in parità. Prato il pallone senza difficoltà. Rigoni, palla deviata dalla parte esterna del palo che finisce. È tutto pronto per questa sfida, le condizioni atmosferiche non sono certamente ideali, ma le emozioni non dovrebbero mancare. Intanto vi diamo il benvenuto, Pierluigi Pardo. Stefano Nava, sì, ha ragione, non sarà facile giocare su questo campo, Pier. Di scena nel match di oggi, Udinese e Palermo. Il Palermo, squadra che vuole ottenere assolutamente i tre punti dopo che nell'ultimo match ha pareggiato in casa contro il Genoa. Scendono in campo desiderosi di agguantare i tre punti dopo il 2-2 del match precedente, ma per questa sfida vedo favoriti i loro avversari. Un gran gol da calcio di punizione, difesa non proprio impeccabile. Grande caparbietà, hanno voluto davvero questo gol con tutte le loro forze. Calcio di punizione da manuale, una traiettoria da artista, il portiere è rimasto fermo a guardare. Traiettoria fantastica, il portiere avrebbe avuto bisogno di un miracolo per arrivare. Un'ottima rete di passaggi. Martinez, portiere che blocca il tiro. Sopra la traversa. È colpo di testa, grande occasione questa. Ilimark. Pericolo, ecco il tiro. È una buona occasione sprecata, poteva essere il gol del pari. C'è il traversone, la chiude molto bene. Tines, occhio, cerca l'area di rigore. Attenzione, prova a colpire. Cason. Aumenta ancora l'intensità della spinta dei tifosi di casa che vogliono trovare subito il gol. Lo stadio è una vera bolgia, il pubblico si sta dimostrando il dodicesimo uomo in campo. Occhio alle sovrapposizioni. Attenzione, credono ancora nella possibilità del pareggio. Thank you.